El libro de Apocalipsis, capítulo 7, el verso 10 de 11. No perdiamos con su nombre. Con su nombre, libre, aleluya. Gloria al Señor Jesús. Diagonal del Señor. Gloria a Dios. Te llamo prima, te llamo Génesis 22, 5. Gloria a Dios. Siamo pronti, fratelli? 1, 2, 3. Allora, adoriamo il Signore, 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 1, 2, 3. E vi dava una voce dicendo: la salvezza appartiene al nostro Dio che siede sul trono dell'agnello. Tutti gli angeli stavano dicendo: attorno al trono e agli anziani, i quattro esseri viventi spostarono le loro facce davanti al trono e adorarono Dio. Gloria a Dio. Sedetevi, fratelli. Gloria al Signore. Gloria a Dio. Gloria al Signore Gesù. Questa sera c'è un tema, il tema dell'adorazione, la adorazione. Noi sappiamo, fratelli, che non è lo stesso lodare che adorare, perché lodare è un riconoscimento a qualcuno che ha fatto qualcosa, no? Lodare è dare una... per esempio, se la sorella Evelyn ha fatto un buon cibo, noi diciamo: sorella, complimenti, hai cucinato bene. Stiamo dando una lode a lei, vero? Mentre che una adorazione va più in là. L'adorazione verso il Signore Gesù è una cosa più intima, più legata tra noi cristiani e il Signore. Perché è un riconoscimento, un atto di riconoscimento del cristiano, alleluia, che riconosce Dio. Chi è Dio? Chi è Dio per noi, alleluia? E questo riconoscimento fa che la nostra vita si leghi al Signore, alleluia, in una comunione con il Signore per adorarlo. Per esaltarlo, per rendere, alleluia, una adorazione vera al Signore Gesù, alleluia, gloria al Signore Gesù. E questo, fratelli, questo è molto importante per la vita del cristiano. Per noi come cristiano dobbiamo avere una vita sempre di adorazione verso il Signore Gesù, alleluia. Una vita piena di adorazione verso il Signore. In che modo noi possiamo adorare il Signore? Adorare il Signore non soltanto vuol dire cantare le lodi o fare una preghiera. L'adorazione al Signore vuol dire vivere una vita come a Dio piace. Una vita di ubbidienza al Signore Gesù. Quando noi ubbidiamo al Signore Gesù, stiamo adorando Dio. Perché le stiamo dando tutta la nostra lode, la nostra adorazione al nostro Dio. Perché stiamo compiendo la sua parola. Gloria a Dio. E questa è così è la nostra, deve essere la nostra vita davanti al Signore tutti i giorni della nostra vita. Vivere una vita piena di adorazione, una vita piena, alleluia, di quella vera adorazione che il Signore piace, alleluia. E così gradire al Signore Gesù, che il Signore gradisca di questa adorazione nostra, che c'è nel nostro cuore, il desiderio, fratelli, è vero che noi non siamo perfetti, abbiamo i nostri sbagli, sbagliamo, però deve essere sempre questo desiderio di gradire il Signore. Alleluia. In ogni cosa che facciamo, alleluia, dobbiamo avere questo desiderio grande nella nostra vita di essere gradito davanti al Signore, alleluia. Che il Signore possa vedere in noi, alleluia, un cristiano, un figlio, una figlia, alleluia, che cerca di gradire il Signore, di vivere una vita come Lui piace, di vivere una vita che cumpla la parola del Signore, amen, che ubbidisca la parola del, amen, Signore Gesù. Perché noi possiamo vedere, alleluia, nella vita di Adamo, quando è stato creato Adamo,
il Signore l'ho creato e lui era nel giardino. Lui viveva una perfetta adorazione col Signore, una perfetta comunione col Signore, perché non c'era il peccato, perché c'era questo rapporto col Signore libero, alleluia. Adamo era libero di stare col Signore. Il Signore sicuramente scendeva, alleluia, e abitava nel giardino con l'uomo, con Adamo, liberamente. Allora lui viveva, Adamo viveva una vita di adorazione col Signore, di un'intimità col Signore, perché non c'era il peccato, perché era una vita pura, una vita santa, alleluia, col Signore Gesù. Ma quando possiamo vedere che quando è venuto, alleluia, il peccato, allora si è messo questo muro, alleluia, tra Dio e tra l'uomo, alleluia, a causa del peccato. E questa adorazione allora si è rotta, alleluia, si è rotta a causa del peccato. E per questo noi dobbiamo avere molta cura della nostra vita. Stare attento quando, alleluia, tante volte vengono le tentazioni. Perché è vero che vengono le tentazioni, ma è vero che se noi siamo col Signore Gesù, il Signore ci libera dalle tentazioni. L'importante è avere questo cuore disposto. L'importante è avere, alleluia, una vita, alleluia, che abbia il desiderio di vivere in una comunione col Signore Gesù, alleluia. Gloria al Signore Gesù. Possiamo vedere noi in questo passaggio che abbiamo letto in Genesi 22, alleluia, la vita di un uomo, alleluia, chiamato Abramo. Abramo era un uomo, alleluia, che è stato molto, molto fedele al Signore Gesù, a Dio. È stato molto fedele a Dio, alleluia. Alleluia. Che quando il Signore, alleluia, gli ha chiesto a suo figlio di fare il sacrificio, di sacrificare il suo figlio, lui non se lo ha negato. Non se lo ha negato. Perché non se lo ha negato? Perché lui sapeva chi era Dio. Alleluia. Sapeva, Abramo aveva questa conoscenza, aveva questo riconoscimento. Lui sapeva chi era Dio. Chi era con lui che le stava dicendo che voleva che sacrificasse suo figlio. E per questo noi possiamo vedere, alleluia, questa storia bellissima, alleluia, che ci racconta la parola di Dio, alleluia, e che dice che Abramo, il numero 3, così Abramo si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servi e Isacco, suo figlio, e spaccò la legna per il olocausto, poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Al terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: rimanete qui con l'asino, io e il ragazzo andremo fin là e adoreremo e poi torneremo da voi. Abramo era sicuro, alleluia, che il Signore non farebbe mai dal male suo figlio. Ma sicuramente come umano, noi che siamo genitori, sicuramente come umano, mentre Abramo ha preso il suo figlio e andava verso quel monte lì a sacrificare suo figlio, sicuramente Abramo come uomo, come umano, sentiva dolore nel suo cuore. Perché sapeva, alleluia, che il Signore se lo aveva chiesto. Ma era più grande l'obbedienza verso il Signore. Era più grande il desiderio, alleluia, di gradire il Signore, di obbedire la parola di Dio. E lui non poteva fare altrimenti, alleluia, perché lui sapeva chi era il Signore. E anche se a lui gli doleva, alleluia, nel cuore, alleluia, sacrificare suo figlio. E poi è stato triste quando il figlio gli ha detto: papà, portiamo tutto per il sacrificio, ma non c'è, dove c'è l'agnello? Dove c'è l'agnello? Dove c'è? Dove è l'agnello? Ma Abramo sicuramente, non dice la Bibbia cosa le ha risposto, ma sicuramente Abramo aveva un nudo nella sua gola,
perché alleluia era il suo figlio. Ma il figlio, sicuramente anche il figlio doveva avere magari un presentimento, magari il figlio diceva, ma sarò io? Sarò io sicuramente l'agnello? Mio padre va a sacrificare me? Perché lui non vedeva dove era l'agnello. Perché sicuramente erano abituati a portare tutto, anche l'agnello. Ma in questo caso no, non c'era il agnello, quello che dovevano sacrificare. Ma Abramo è arrivato fin là. A lui non è importato niente, alleluia. È arrivato là con suo figlio. E dice la parola di Dio che quando lui era già, alleluia, nel posto, ha messo tutto in ordine, alleluia, la legna, alleluia, gloria al Signore Gesù. Ha preso suo figlio e anche ha legato suo figlio lì per sacrificarlo. Ma, alleluia, in quel momento quando lui era pronto, alleluia, con la sua spada per sacrificare il suo figlio, ha ascoltato una voce dell'Eterno. È stata lì quella voce che le ha detto a Abramo, detén tu mano, alleluia. Non fare del male a tuo figlio, perché adesso ho visto, alleluia, adesso conosco. Perché il Signore conosce il tuo cuore, alleluia. Conosce il nostro cuore, alleluia. Quando noi stiamo disposti a darlo tutto per Lui, quando stiamo disposti ad adorarlo, non importa, alleluia, la situazione che stiamo passando, non importa la sofferenza che stiamo passando, lasciamo tutto da parte, alleluia, e ci mettiamo nella comunione col Signore, nella intimità con Dio, alleluia. Allora il Signore dice, alleluia, io conosco il tuo cuore, fratello Isidro, io conosco il tuo cuore, dice il Signore, alleluia. Io conosco i tuoi pensieri, quello che stai pensando. Io so la situazione che stai attraversando. Io so, alleluia, la malattia che hai. Ma io sono qui, alleluia, per liberarti. Perché non ti lascerò. Non lascerò, alleluia, alleluia, che le mie promesse cadano per terra. Perché Dio, Dio vivo e di potenza, alleluia. E Lui compie le sue promesse, alleluia, gloria al Signore. E dice la parola del Signore che sia compiuto quello che Abramo ha detto, andremo, offriremo, perché lì in quel momento, alleluia, Abramo si è reso conto che lì era un, che c'era lì, c'era il agnello, il Signore si aveva provvisto, perché il Signore proverà, in quel momento della difficoltà, quando meno noi aspettiamo, il Signore provvede. Apre la sua mano e provvede. E dice, ecco qui, ho visto la tua fedeltà, ho visto la tua evidenza, ecco qui, ecco, tieni, ti benedico e ti benedico, alleluia. Perché il Signore è grande, alleluia, gloria a Dio. Il Signore, alleluia, è grande, lui, alleluia, sempre, alleluia, ci benedice. Benedice ogni vita, alleluia, che vuole gradirlo, che vuole rendere l'adorazione, alleluia. Gloria al Signore Gesù. E poi, fratelli, possiamo vedere in Apocalisse, quando parla di questa adorazione celeste, e la parola del Signore dice lì che c'erano tutti questi uomini, alleluia, vestiti tutti di bianco, alleluia, con le corone, avevano già le corone in testa, alleluia, nella testa, e loro stavano lì per adorare il Signore. Erano tutti radunati, alleluia, un'adorazione celeste, un'adorazione, alleluia, in cielo, l'adorazione che noi, anche noi stiamo aspettando un giorno, poter fare direttamente davanti al Signore. In quel momento per noi sarà un momento molto speciale, perché tutto in questa terra avremo lasciato. Tutto sarà finito in questa terra, alleluia, gloria a Dio. Non ci sarà più pianto, non ci sarà più il dolore, non ci saranno più i problemi, non ci saranno più le lacrime, alleluia. Tutto sarà finito in questo mondo, alleluia.
e noi saremo con Lui per l'eternità, alleluia, adorarlo per sempre, l'eternità, perché non c'è merito la nostra gloria, la nostra orazione, alleluia, per Dio. E lì, alleluia, lasceremo tutto, tutto sarà rimasto qua in terra, alleluia, quella situazione difficile, quel dolore che a volte passiamo, perché a volte passiamo delle difficoltà molto difficili. Ma, alleluia, tutto quello rimarrà qua. Rimarrà qua tutto quello, alleluia, gloria a Dio. Se noi siamo fedeli al Signore, se noi qui in questa terra rendiamo l'adorazione che il Signore vuole, alleluia, noi un giorno andremo con Lui per l'eternità. Alleluia. Quella è la promessa del Signore. Perché dice che questi anziani, tutti questi che erano lì, hanno lasciato le sue corone. Si hanno tolto le sue corone. Hanno tolto le sue corone, alleluia, e le hanno messo ai piedi del Signore. Alleluia. E quello che il Signore vuole di noi, alleluia. Non importa quello che tu sia. Magari tu hai un carico molto speciale qui in chiesa. Magari tu hai un dono molto speciale, hai un talento molto speciale che il Signore ti ha dato. Il Signore ti sta usando grandemente, alleluia. Alleluia. Stai predicando, stai facendo tante cose al tuo servizio al Signore. Ma il Signore, alleluia, se noi riconosciamo Dio, il Re, il Signore dei Signori, dobbiamo lasciare tutto quello ai piedi del Signore. Amen. E essere umile davanti al Signore. Umile davanti al Signore. Dire, Signore, io qui ti lascio tutto. Perché tu mi dai tutto, allora io questa cosa la lascio qui perché io solo voglio adorarti. Solo voglio adorarti, Signore. Solo voglio benedirti, Signore Gesù, con tutto il mio cuore, con la mia anima, alleluia, con quelle forze che tu stesso mi hai dato, Signore. Ma io voglio adorarti. Io voglio adorarti, Signore, perché tu sei degno della mia adorazione. Benedetto il nome del Signore Gesù, alleluia. E come quegli anziani, come quelli, alleluia, che hanno tolto le sue corone, hanno messo il posto lì, alleluia, ai piedi del Signore, e hanno adorato il Signore Gesù, e gli hanno detto, alleluia, ci sono lì, alleluia, ti possiamo leggere questa adorazione, queste lode che loro hanno detto, alleluia, gloria al Signore Gesù, benedetto il nome del Signore Gesù, possiamo leggere lì il versetto che abbiamo letto, e tutti gli angeli stavano in piedi intorno al trono e agli anziani, e quattro esseri viventi che si postrarono sulle loro facce davanti al trono e adorarono Dio. Amen. Dicendo, cosa dicevano? Dicevano. Amen. Tutti diciamo, amen. La benedizione, la gloria, la sapienza, il ringraziamento, l'onore, la potenza, la forza, la fine del nostro Dio. Un riconoscimento vero, alleluia, al nostro Dio, è quello che noi dobbiamo fare sempre. Alleluia. E per questo è importante, fratelli, alleluia, vivere una vita come a Dio piace. Come a Dio piace, perché Dio ha fatto un sacrificio molto grande per noi. Il Signore ha fatto un sacrificio, alleluia, molto grande. E nessuno poteva farlo. Nessuno poteva farlo. Quello che il Signore ha fatto, alleluia. Soltanto il Signore è venuto, alleluia. La parola si è fatta carne. È venuto a abitare tra di noi, alleluia. Tra di noi, alleluia. È venuto a abitare tra di noi. E ha dato la sua vita per noi. Ha fatto questo sacrificio, alleluia. E ogni volta che noi pensiamo a questo sacrificio fatto nella croce del Calvario, chi siamo noi, fratelli? Non eravamo nessuno, non eravamo, non valevamo niente, alleluia, gloria al Signore Gesù. I nostri peccati erano così, alleluia, tremendi davanti al Signore, in una condizione veramente triste, alleluia. Ma Dio da lì, alleluia, ci ha tolto. Ha messo la sua mano santa, alleluia, per tirare fuori a noi, alleluia, di quella condizione. Ma come non adorare il Signore? Come non adorarlo il Signore? E non importa, alleluia, quello che passiamo in questa vita, ma noi dobbiamo adorare sempre il nostro Dio, alleluia.
Alleluia, gloria al Signore Gesù, santo il Signore, santo il Signore, perché il Signore sta buscando un guerriero che lo adore, che lo adore con spirito di verità. Il Signore sta cercando dei veri adoratori, alleluia, che lo adori con spirito di verità, alleluia. E quelli adoratori, alleluia, dobbiamo essere noi. Dobbiamo essere noi, perché amen, noi siamo stati lavati, alleluia, con suo sangue. Dobbiamo essere noi, alleluia, portare la nostra adorazione, nostra vera adorazione, in spirito e verità, alleluia, Signore. Fare la differenza del mondo. Siamo diversi al mondo, alleluia, perché noi siamo i figli di Dio. Siamo i figli del Signore. Apportiamo il nome del Signore Gesù, alleluia. E siamo liberi, alleluia, per adorarlo. Siamo liberi per darle la nostra adorazione, alleluia. E abbiamo la libertà per adorare il Signore, alleluia. Abbiamo tutta la libertà per adorare il Signore, alleluia. Perché tante volte, fratelli, passiamo diverse situazioni, alleluia, difficili, che possono, alleluia, la nostra vita la vogliono, come si dice, abbattere, alleluia. E tante volte, alleluia, non abbiamo la forza per lodare il Signore, meno per adorarlo, alleluia. Alleluia, in quest'ora possiamo chiedere le forze del Signore. Chiediamo le forze, Signore, alleluia. Signore, dammi le forze. Perché io voglio essere un vero adoratore, alleluia. Un adoratore, alleluia, in spirito di verità. Io voglio portare la mia adorazione. Non importa quello che succeda. Ma io voglio adorarti sempre, Signore Gesù, alleluia. Perché io senza di te, alleluia, non sono nulla, Signore Gesù. Sei tu che dai valore alla mia vita. Sei tu, Signore. Io ti riconosco, Signore. Ti riconosco, alleluia, come il vero Dio. Ti riconosco, Signore, che tu sei qui questa sera, alleluia. Che mi hai portato, alleluia, che non ti hai portato. Tante volte le mie falenze, Signore, tante volte, Signore Gesù, ho sbagliato, tante sempre, Signore, mi hai raccolto nelle tue braccia, Signore, e mi hai perdonato. Come no, adorati, Signore, alleluia, e tu sei quello che mi benedici ogni giorno. Oh, santo, 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 alleluia. Oh, Signore Gesù, alleluia, rinnova le nostre forze, rinnova la nostra vita, alleluia. Un giorno, Signore, alleluia, vorremmo essere là, Signore, con te, per l'eternità, Signore, perché tu rapirai questa chiesa, Signore Gesù. Tu continui il promesso, Gesù, alleluia, che alleluia porterai, alleluia, via questa chiesa e la porterai, Signore, con te, dove non ci sarà più un pianto, non ci saranno più i problemi, Signore, alleluia, perché saremo con te per l'eternità, saremo con te, Signore Gesù, alleluia. Grazie mio Dio, grazie, grazie Gesù per queste promesse che tu ci hai lasciato, grazie Gesù Cristo, alleluia, oh, alleluia mio Dio, alleluia, tu ritornerai Signore, ritornerai Padre mio, Signore Gesù, io voglio Signore essere pronto, alleluia, essere pronti, alleluia, per andare col Signore Gesù, alleluia. Santo sei, Signore Gesù Cristo, santo, santo, santo,
Oh sì, Signore, tu meriti la lode, la nostra lode, Signore, il nostro riconoscimento, Signore, davanti a te, Padre mio, Signore Gesù. Santo, Santo, Signore Gesù Cristo. Benedice, Signore, i miei fratelli, Signore, ognuno delle famiglie, Padre mio. Benedice grandemente, Signore Gesù. Esaudisce la nostra preghiera, Signore. Alleluia, mio Dio, la nostra richiesta, Signore Gesù Cristo, alleluia. Santo, 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 alleluia. Gloria al Signore Gesù, alleluia. Gloria al Signore Gesù. Gloria al Signore Gesù. Grande Gesù. In piedi della croce io sarò. Contemplando la grandezza del tuo amore, mostrandomi ai tuoi piedi adorerò, ricevendo la tua grazia nel mio cuore. Io so che c'è potenza nel tuo sangue, perdi i miei peccati, hai perdonato, e io ti chiamo Gesù. Oh,
Grazie.